Senza pedale, sì. Ebbene, allora abbiamo poco tempo purtroppo, per questo ce ne siamo presi troppo forse con l'ist, ma il tempo non è mai abbastanza per queste cose. Allora, molto bella la tua visione, hai reso molto bene i contrasti tra le parti più sensuali e quelle più ritmiche, più diciamo luminose, poi qui c'è tutta una simbologia moschabile, inutile nemmeno anche dirlo, su tutto quello che significano i temi e le varie sezioni. Poi mi fanno sempre ridere quelli che con Scriabin pensano che sia musica, diciamo che anche le sue sonate, le ultime sonate che non abbiano quasi né capo né coda strutturali, No, sono infatti, in certo. una forma sonata più chiara di così, più limpida di così, non si riesce. Allora, mi fai sentire come hai fatto, come realizzi Sì, questi qui devo episcromi? dire Cosa che fai? ancora sto pensando a Cosa come fai? realizzarli, Sì. perché allora io Ah, ecco. faccio questo. Sì. Solo che ci sto pensando perché così viene un effetto molto percussivo che forse, cioè se è Sì, semplicemente un anche bagliore, quasi anche qui non sono in delle effetti non note. devi arrivare, esatto, infatti non devi arrivare a un fortissimo, tra l'altro. Questo basta e avanza, e penso che è una cosa che tu riesca già a realizzare con la mano senza il dito, No, certo, col peso, infatti è una cosa su cui semplicemente stavo pensando mettere la un po'. mano nella posizione già delle note e poi spostare il peso verso la fine. Esatto. Sì, Certo, perché esatto. non deve essere Altrimenti, perché se tu come. sposti la mano, crei un gap tra questo e questo. Sì, infatti, come un. Quindi secondo me è giusto Oltre quello che che sia hai un effetto, pensato. no? Cioè, anche prendendo come Spunto dal riferimento, poema certo, dell'estasi, sì. se questo alla fine è come qualcosa che da dentro vola via, cioè questo è Certo. È come volatile, sì, quindi non è un gas, un non piccolo, è. Sì, certo, certo, non è una no? cosa palpabile, diciamo così. Questo è molto, molto bella questa parte qui. Il 5 deve essere sempre molto, molto Certo. delineato e questi. Una specie di campanello ipnotico. Quindi sempre con lo stesso suono, con lo stesso timbro, che non abbia niente a che fare con No, questo, certo. capito? Esatto. Quindi quello cattalo con una sensualità diversa, invece questo è esattamente a tempo. Sì, è come Pam. cosmico, no? Prendilo in modo diverso questa nota, intanto un po', cioè per timbrarla diversa devi attaccare Sì, questo in modo sono diverso. come dei. Quindi se vuoi ottenere un suono del genere e poi questo invece con un altro tipo di attacco del tasto, capito? Questo è uno, poi questo è uno e ora completamente diverso. A volte anche qua, Giovanni, semplicemente in questa prima parte potresti essere meno intenso perché Scriabin poi quando ha questi momenti, come tu hai usato un bel aggettivo prima, cosmico, Sì, è quando. come Esatto, una contemplazione, non c'è nulla di bravissimo, così. quindi forse non sarei così un po' abbandonato e anche il suono un po' molle, un po' più molle Certo, qui, non troppo. non. Sensualità, languido, quando Scriabin usa il languido è Desiderio. una cosa proprio esplicitamente sessuale. È proprio No, questo certo. perché bisogna essere chiari su queste cose qui. Allora, nell'esposizione del tema, semplicemente non condivido questa fermata qui perché questo deve veramente prendere fuoco. E non può permettersi di arretrare questo tema qui. Quindi questa cosa qui l'ho trovata un po' forse eccessiva, un po' fuori luogo. Beh, vai sempre Ma avanti. quindi certo come Io non ci farei troppe. Non starei troppo attento a fare queste cose qui. Cioè, lo terrei sempre molto.
sottolineare gli staccati rispetto alla mano destra, ma sempre molto fluido, sempre rullante. Sì, come rendilo, rendilo di... fluido, e poi qui arrivi, ma ancora non ti fermare nemmeno qui. Non è un tatinto, tatinto, tatinto. Vai sempre avanti, vai sempre avanti, vai sempre avanti. Non lo spezzare il discorso. È molto più interessante così. Anche questo, quando arrivi qui, non fare sempre nell'eccitazione, nel forte. Non tirare indietro, tiri indietro troppe volte e questa cosa, diciamo che spezza la struttura. Sono crepe che tu crei nella struttura, così, capito? Allora, altra cosa, dobbiamo essere un po' veloci, quindi magari non riusciamo a suonare tutto. Altra cosa che ti volevo dire, anche per un'altra parte, che mi stai facendo anche qua, sempre lo stesso discorso, è bello il fatto che tu canti negli accordi, eccetera, ma è troppo. Sì, a volte sei troppo e questo non si sentono quasi troppo. È chiaro che devi aspettare, ma non ci sono delle identità uniche, non è assolutamente sì, assolutamente sì. Tieni. Sia una specie di divinità che sta giocando sulle nuvole con macigni giganteschi, perché questo è difficile ed è fatto di materiale per un pianista pesante, perché sono accordi anche dopo, cioè, ma devi dare sempre l'impressione di maneggiare queste rocce enormi con facilità, e devi sentirsi una sorta di divinità veramente sulle nuvole, quindi ti devi prendere gioco di questa difficoltà, non devi far sì che diventi una limitazione per chi ascolta, e nemmeno per te. Queste proprio, sì, trombe proprio, e anche qua, sì, perché se dai questo, gli togli forza. Questa o questa.
Allora, qui il consiglio è sempre quello di tenere la mano nella posizione dell'accordo e di fare semplicemente un trasferimento di peso. Di usare questo come perno. E lì sei sicuro di prenderle tutte, ma non devi andarci con morbidezza qui, non è... questi dovresti cercare di essere più più netto, no? Questo anche per esempio è importante che sia diverso. E poi, quindi non hanno la stessa enfasi, certo. Questo ne ha di più. Dato due volte la stessa enfasi sempre su questi tematici, ma solo il primo ce l'ha. Questo meno convinto di questo. Tiro di primo forte. Non tutti e due così enfatici. Queste sono piccolissime cose. Dove stiamo qui adesso? Qui, vabbè, questo è lo stesso discorso. Anche qua, quando tu canti troppo con un dito in zone dove gli accordi devono emergere così tanto, privi veramente. E questo? Cioè, è quello che ti dà l'espansione del suono. Se tu lo castri perché vuoi far cantare questa. La riesposizione è molto più, diciamo, meno larga e fulmine, quindi lì senza fermarsi, questi più che puoi. Non sono veramente di campane, devono emergere. Questo è timbro, capito? Non è semplicemente fare forte, perché se facessi tutto forte sarebbe... Anche il finale. Arrivando il maestro. Okay. Questo è il giovane. Sì, sì. È lui. Sa suonare il piano? Moltissimo. Buon lavoro, vado subito. Grazie. Mi avvedi. Allora, nel finale invece, anche qui mi interessava farti questo discorso del timbro. Anche qua, lì, certo. si amalgama con quello che c'è prima. Cioè, forse poi anche l'accompagnamento doveva essere meno... Lì devi meno essere pesante. Bravo a bilanciare sicuramente. Sì. Però qua non credo, no? L'accompagnamento qua deve... Tanto queste svettano comunque. Sì.
dita nella stessa mano. Vabbè, ho girato la pagina al contrario, questo è anche un passaggio molto... melodiche sono veramente belle, specialmente la questione di differenziare molto i timbri, capito? Di non tirare indietro troppo il tempo e basta questo. Grazie. Se hai qualche insomma, qualcosa ancora da... No, io credo che questi siano elementi che comunque richiedano, cioè richiedono anche un lavoro, sì, che devo applicare. Poi questi, esatto, prova un attimo a fare questi primi. Ecco, tu li fai con due differenti articolazioni. Invece di sfruttare questo ti permette anche di farli più veloci. Un secondo, scusa, vai un attimo. Un secondo non verticale. Perché così assecondi anche la legatura, che ti dice che la prima è forte, la seconda... lo rallenti, invece se lo fai con un gesto unico diventa così, tanto Scriabin con questa cosa anche non scherza, la danza è ovunque nelle sue composizioni. Sì, beh, ma lo stesso... e le dita devono assecondare questa cosa, eh? Devi sentirti veramente come se stessi danzando, e quindi c'è un gioco di forze fisico proprio che ti impone di comportarti con la mano in un certo modo, altrimenti non rendi la danza ma rendi la passeggiata, ta-ta, ta-ta, invece di un passo di danza che invece è un'altra cosa, no? Ok, a posto, va bene, dai. Grazie.